stato presentato a Monasterace presso la Biblioteca Aga Fry il mosaico riprodotto dalla mosaicista Simona Canino. L'autrice, presente all'evento, ha descritto ai piccoli mosaicisti la tecnica utilizzata. Il primo l'ho realizzato insieme alla direzione, diciamo, ai consigli di Agazio Fraietta, che era un uomo di grande cultura e quindi mi è piaciuto un sacco, ho amato un sacco lavorare con lui, perché insomma avevamo delle lunghe chiacchierate e quindi ecco, ho amato molto realizzare questo mosaico. E invece questo del drago che si trova alle mie spalle lo avevo già realizzato e poi è stato aggiunto, diciamo, alla collezione della biblioteca. Sono due mosaici che si trovano in Calabria e quindi sono contenta che siano stati adottati da questa bella associazione. L'evento infatti rientra a termine dei laboratori creativi sul mosaico a cui hanno partecipato i bambini che frequentano la biblioteca. È un'associazione culturale con i libri di mio fratello, che era un ricercatore dell'ebraismo in Calabria e della Calabria. Abbiamo fatto questa biblioteca nella casa che è stata la sua casa, quindi abbiamo una zona calabrese e oggi inauguriamo il mosaico fatto da Simona Canino nella stanza calabrese, dove ci sono soprattutto saggi, arte, platee, apprezzi, cose, non tanto racconti. E poi c'è una stanza ebraica dove già c'è un mosaico che aveva fatto sempre Simona con mio fratello Agazio, sempre alla ricerca di ebraismo e di cose ebraiche, soprattutto in Calabria, ha avviato questo movimento. Due o tre anni prima di morire ha fatto fare a Simona il mosaico della menorah della sinagoga di Bova, aggiungendo anzi in più una stella ebraica, perché la stella ebraica non c'è nel museo, nell'originale, aggiungendo quello perché sia chiaro che sia un impatto immediato che quello è un mosaico ebraico. Presente all'evento anche Francesco Cuteri, che 10 anni fa ha scoperto i mosaici delle terme di Kaulon.